Buongiorno, io sono Maria Chizzali e noi di Home System Consulting siamo qui per presentare il nostro sistema di supervisione H-Cycle. H-Cycle è un ambiente di supervisione che copre oltre 70 ambienti, è una soluzione software che consente di controllarli sia in locale che da remoto con un'interfaccia web-based che potrebbe essere quella che c'è in questo iPad. Per presentare H-Cycle, un prodotto che esiste da quasi 10 anni sul mercato, trattandosi di questa fiera e di un argomento di attualità, qui portiamo a casa un'integrazione, presentiamo un'integrazione con quelli che sono un po' i dispositivi della IoT. Abbiamo realizzato un mini quadro integrando delle funzioni classiche con dei dispositivi innovativi. Qui abbiamo un controllo accessi professionale, abbiamo una sonda di temperatura e abbiamo una lampadina per simulare l'accensione delle luci. Io posso passare un badge, passando un badge il badge viene riconosciuto e contemporaneamente abbiamo acceso una luce, rileviamo la temperatura e facciamo vedere una presentazione di quello che dei nostri prodotti, diciamo, e del nostro sistema. Siamo in uno stand di automazione industriale, quindi un'altra cosa che è interessante è la raccolta dati, i cosiddetti big data. I dati che vengono raccolti da 70 ambienti possono essere dati per esempio di energia, e questi sono per esempio dei dati di consumi elettrici, che possono essere dei consumi oppure dei costi, oppure possiamo avere dei dati di temperatura e di accensione degli impianti di clima, quindi per esempio questi qui, adesso li faccio vedere. Eccoli qui, per esempio sono le statistiche annuali di accensione di temperatura in un locale, in un ambiente, ma possono essere anche i dati per esempio di accesso attraverso una porta di un edificio, magari commerciale, che possono servire magari per capire quante persone passano da quell'accesso e magari affittare spazi nelle vetrine adiacenti, piuttosto che decidere quanti commessi posso avere nel mio negozio a seconda del giorno della settimana o a seconda dell'ora. Anche queste sono applicazioni che si possono realizzare con dispositivi innovativi, proprio perché la scelta, diciamo, di protocolli supportati è molto ampia e di conseguenza io progettista, io proprietario, posso scegliere quello che ritengo possa essere il dispositivo più adatto, scegliendo anche fra dispositivi innovativi, anche se sempre qualificati per applicazioni professionali.